Si è spento serenamente il maestro Claudio Abbado, aveva 80 anni, dopo una lunga malattia stamattina espirato attorno alle 8:30 nella sua casa bolognese in piazza Santo Stefano, dove viveva da anni. Si sapeva un pochino che ha avuto dei problemi, però pensavo che avesse recuperato e recuperato bene. Era una personalità straordinaria, non solo dal punto di vista musicale, quello è unanimemente riconosciuto nel mondo, ma anche come qualità umane. Personalità importante per Bologna. Molto, molto importante, abbiamo tutti un grande, grande dispiacere. Milanese di nascita, ma bolognese d'adozione, aveva scelto di abitare in questa casa con un'altana che gli permetteva di vedere tutta Bologna e dove passava molto tempo. Stamattina, davanti alla sua abitazione, erano in pochi a sapere della sua scomparsa, ma la commozione è stata subito forte nei cittadini e negli amici che lo hanno frequentato, come Don Nicolini della Caritas, amico del maestro da una vita. Abbiamo avuto un dialogo importante nella nostra vita, su due temi soprattutto, uno è appunto quello dei poveri, perché lui voleva bene ai poveri. Come era sereno negli ultimi giorni? Sì, è stato un itinerario sereno, molto condotto bene. Milanese di nascita, cittadino del mondo per vocazione, bolognese per scelta. Claudio Abbado, uno dei più grandi direttori d'orchestra del dopoguerra, nasce il 26 giugno 1933. Erede di una famiglia di musicisti, la sua carriera è legata ai più importanti teatri d'Europa. Per 18 anni alla Scala di Milano, poi, dopo un sofferto addio, direttore musicale della Staatsoper di Vienna e direttore artistico della Filarmonica di Berlino. L'Olimpo della musica per un direttore che ha scritto una pagina indelebile dell'interpretazione musicale. Il legame speciale di Abbado con l'Emilia-Romagna inizia negli anni 90, quando a Ferrara è artefice di produzioni memorabili, dalla trilogia italiana di Mozart da Ponte al Falstaff verdiano. E una delle sue creature musicali, la Mahler Chamber Orchestra, dal 1998 è orchestra residente nella città estense. Ferrara e Reggio Emilia le città che lo vedono più di frequente sul podio, diverse anche le apparizioni a Modena, Parma, Ravenna. Un affetto per la nostra regione che così dichiara in una delle sue rare interviste. Mi piace lavorare in città piccole e vive e in regioni dove si fa davvero cultura, come l'Emilia-Romagna, ricca di iniziative per rendere il nostro mondo più vivibile. Nel 2003, superato una grave malattia, sceglie di stabilirsi a Bologna, vicino alla figlia. E sotto le due torri dà vita all'orchestra Mozart, formata da giovani talenti affiancati da grandi solisti, che debutta il 4 novembre 2004. Non solo grandi concerti, spesso assieme a grandi interpreti. Convinto della funzione sociale della musica, apre le prove generali a giovani emarginati, terzo settore. Realizza un grande progetto che unisce i cori delle scuole dell'Emilia-Romagna in un concerto-evento al Palazzo dello Sport di Bologna. È il 25 ottobre 2008. La serata vede sul palco anche Roberto Benigni, grande amico di Abbado, protagonista di Pierino e il Lupo. Pochi mesi dopo, Bologna lo ringrazierà col conferimento della cittadinanza onoraria, l'occasione per la città di scoprire l'altra grande passione di Abbado, la difesa dell'ambiente. A Bologna credo ci siano molte possibilità per renderla più respirabile, a misura di cittadino, con più piste ciclabili e molti più alberi. Per la sua nuova città Abbado sogna un grande auditorium, dall'acustica perfetta, da costruire nell'area della Manifattura delle Arti. Il progetto è di uno dei più famosi architetti del mondo, Renzo Piano. Qui avremo finalmente un grande centro culturale, tipo Lingotto o il centro di Roma dell'auditorium. Pochi mesi dopo, a Parma tiene a battesimo la riapertura del Teatro Farnese, gioiello architettonico del Seicento, chiuso da tre secoli. Quando insegnavo qui musica da camera al conservatorio, più di mezzo secolo fa, venivo sempre a vedere il Farnese, dico, ma questo è impossibile, non si può tenere chiuso, c'è un museo e non si fa niente. Ho insistito, insomma, ci abbiamo messo più di 50 anni, però l'abbiamo riaperto alla grande.
Fra i suoi tanti ammiratori anche il presidente della Repubblica Napolitano, che a giugno 2013 arriva sotto le due torri per assistere in veste privata al concerto dell'orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado. Un concerto che si conclude con l'omaggio del più illustre dei cittadini. Una vita per la musica, coronata dalla nomina a senatore a vita nell'agosto 2013.